Il Vangelo che ci propone la liturgia questa domenica ci apre ad una domanda. Quante volte vediamo la vita faticosa e trascinata giorno dopo giorno? Certamente, se siamo onesti, questo succede sempre più sovente, a causa di tante condizioni, i venti di guerra, dei dolori familiari, delle fatiche personali. Bene, il Vangelo di oggi ci invita a non vagare più nel buio delle nostre vite, ma anzi ad essere lampade, fiaccole che illuminano e scaldano. Il Vangelo di questa domenica ci invita e ci chiede con forza di andare oltre, di sfidare il buio del mondo anche con una piccola luce, in un certo senso di disobbedire alle tenebre e diventare luci in questo mondo. La grande conversione è passare da maledire le avversità trascinando la vita senza speranza ad accendere la luce che è in noi, quindi quella fede che ci è stata donata, e quindi portare la speranza nel mondo. Ma veniamo alla parabola di oggi. È un racconto profondo a livello biblico a cui si dovrebbe dedicare molto tempo. Ma in sintesi troviamo 10 fanciulle che attendono con delle lampade lo sposo. 5 hanno le ricariche d'olio in caso di un'attesa più lunga. Le altre 5 no. Questo comporta che a un certo punto l'olio sta per finire e queste 5 ragazze chiedono la ricarica dell'olio alle altre 5. Ma saggiamente viene risposto loro: non ve lo diamo, affinché non venga a mancare sia a noi che a voi. E allora, nel momento in cui le 5 ragazze senza olio per le lampade vanno a comprarne altro, lo sposo arriva e chiude la porta. Al ritorno queste ultime bussano, ma lo sposo risponde: io non vi conosco. E dopodiché il brano finisce con una frase molto diretta di Gesù, che è: vegliate dunque, perché non sapete né il giorno e né l'ora. È un racconto anche un po' enigmatico, apocalittico, escatologico. Ma cosa può dire alla nostra vita questa parabola al giorno d'oggi? Bene, ritengo che queste 10 ragazze sono la fotografia dei cristiani di oggi. Alcuni con una fede retta, che a volte può sembrare dura e all'apparenza poco cristiana, perché ha delle idee forti, chiare, e quel rifiuto di aiutare le altre 5 è saggezza, non è maleducazione o un atto di non carità. Queste 5 ragazze si possono identificare in coloro che seguono, che si fidano e che si affidano alla saggezza della Chiesa e della fede. Poi ci sono le altre 5 che cercano un po' di arrabattarsi nella fede come possono, come vogliono, e cercano sempre di avere aiuti solo nei momenti difficili. Ecco, sono l'immagine di coloro che hanno una fede fai da te, dove vi è la supremazia delle proprie idee e percezioni rispetto a una saggezza e a una lungimiranza della Chiesa e della fede. Ma se allora queste 10 ragazze sono la fotografia dei cristiani di oggi, cosa rappresenta questo olio? Come tradurlo al giorno d'oggi? Bene, l'olio delle lampade è un vero ardore per il Vangelo e per la fede. È una ricerca continua, sapendo che dobbiamo certamente non accontentarci e non fermarci davanti alla conoscenza che abbiamo oggi della fede, alla profondità che magari abbiamo già della fede. Dobbiamo sempre ambire a una fede retta, una fede chiara. Questo olio, in sintesi, rappresenta una fede che deve scaldare il cuore e incendiare l'anima, dove c'è desiderio, curiosità, inquietudine, passione. Solo le anime ardenti osano sfidare la notte della vita, proprio come i santi che abbiamo festeggiato la scorsa settimana. Santi che sono uomini e donne,
totalmente vere e che hanno sfidato il mondo con l'amore di Dio. Bene, allora vedete che questa domenica la liturgia ci propone di riscoprire una fede essenziale, perché troppe volte ci autocorreggiamo o ci autoscusiamo nell'ambito della fede con delle frasi più o meno abitudinarie, come se solo riuscissi ad organizzarmi meglio pregherei di più, oppure adesso non ho la testa ma quando avrò tempo verrò in chiesa, o ancora peggio, io prego a modo mio, non ho bisogno di andare in chiesa. Ecco, noi dobbiamo togliere la nostra supremazia dell'io e lasciare spazio a Dio nella nostra vita. E questo avviene seguendo appunto le indicazioni, la saggezza della Chiesa. L'attrazione della velocità del mondo di oggi ci fa perdere di vista l'essenziale, ci disorienta da ciò che la nostra anima desidera. Ascolta il grido della tua anima, che vuole la pace interiore, vuole incontrare quel Dio che dice io ti amo. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo osare realmente di riavvicinarci a Dio in un modo coraggioso e non solo con buone intenzioni, in un modo vero e sincero, mettendosi in discussione. Bene, c'è una frase però che è il cuore del Vangelo di questa domenica, quando c'è scritto «Ecco lo sposo, andategli incontro». Che bello quel verbo «andategli incontro». Si parla di un vero movimento fisico, di ardore, di una corsa nella fede, di uno staccarsi dalla routine per andare verso una pienezza. Cristo è uno sposo, noi cristiani siamo la sposa. Noi cristiani come Chiesa, e ricordiamolo bene, la Chiesa non sono solo preti, suore e vescovi. La Chiesa è tutto il popolo dei battezzati, dei cristiani, in cammino. Allora, come sintesi, mi piacerebbe soffermarmi sull'immagine della lampada. Oserei dire dell'essere delle fiaccole. Le fiaccole, le lampade, hanno due qualità. Illuminano e scaldano. Sì, illuminano le vie della vita di persone nel buio e scaldano i cuori freddi, disorientati del mondo. Allora, alla luce del Vangelo di questa domenica, chiediamo al Signore di diventare fiaccole, con l'olio abbondante della fede, in un mondo che ha tanto bisogno di ritrovare la luce di Cristo e di avere un cuore ardente per vivere pienamente la vita.